Ciao, ciao a tutti da Andrea Gris e dalla truppa intera di Benvenuti a Cortina, il magazine di Cortina d'Ampezzo, ultima puntata di questa stagione invernale. Siamo lungo corso Italia, ormai deserto davvero in centro ma anche nelle zone limitrofe, è finita la stagione. Ma bando alle ciance, andiamo subito con il primo servizio, non abbiamo tempo da perdere. Oggi andiamo all'istituto alberghiero Ixar di Cortina d'Ampezzo per la prova del cuoco scolaro, nel vero senso della parola, perché oggi sotto esame gli alunni del professor Bressan, giudicati dal presidente di Cortina Turismo Stefano Illing, dal sindaco di Cortina d'Ampezzo Andrea Franceschi e dal preside del polo Val Boite Felice Doria. Servizio. Benvenuto ai Fornelli, oggi ultima puntata. Sotto esame le classi seconda e terza con un menù più articolato con ospiti importanti. Vedremo come andrà. Il menù del nostro pranzo: antipasto, insalata di mare tiepida. Un antipasto a base di pesce, molto di stagione, con dei molluschi, crostacei. E fa parte del programma attuale con la classe terza. Fase di preparazione, tutto cotto in corbouillon, servito tiepido, così si esaltano molto meglio i sapori. Primo piatto, risotto primavera. Beh, è la stagione, ortaggi misti, tutti cotti separatamente e messi in un risotto mantecato con parmigiano e fiocchetti di burro. Secondo piatto, filetti dorati alla livornese, sempre in tema col pesce, saltati in padella con una guarnizione di pomodoro fresco, olive e dell'olio di oliva, prezzemolo tritato. E per finire il semifreddo pralinato, un semifreddo a base di meringa cotta, e del croccante, del cioccolato, servito con una salsa al gianduia e della frutta fresca in macedonia. Nel servire l'antipasto lo faremo con un prosecco di Valdobbiadene, prodotto nella zona tipica di Valdobbiadene, di tipologia extra dry, che ha un perlage di una persistenza maggiore. Invece il primo piatto e il secondo piatto li serviremo con un classico vino bianco dell'Alto Adige, il Gewürztraminer. Buon appetito a tutti! Tutto è una garanzia, lo sono i professori, lo sono gli alunni, e quindi io vengo sempre molto volentieri, quando mi invitano cerco sempre di partecipare e torno a casa sempre soddisfatto, quindi complimenti a loro veramente di cuore. Un'esperienza importante, un'occasione ancora di interscambio con il territorio, noi ne abbiamo bisogno tutti i giorni, e un particolare grazie ai nostri ragazzi per la sempre massima disponibilità. L'11 aprile si sono conclusi a Cortina d'Ampezzo i mondiali maschili di curling. C'eravamo anche noi, ma prima di vedere il servizio realizzato dal nostro videomaker Alessandro Manaigo, che ha rubato anche un po' di immagini a Eurosport, salutiamo il presidente degli Scoiattoli, Stefano Di Mai Cash. Durante la cerimonia d'apertura, nella calata che avrebbe portato Cash sul ghiaccio con la prima stone, è caduto
naturalmente un bruttissimo incidente, ma il cauto ottimismo dopo i primi giorni, dopo i primi momenti davvero tragici, ora è diventato una realtà. Sta meglio, è stato operato e giorno dopo giorno migliora sempre di più. Maizede, Stefano di MyCash, grande amico di Benvenuti a Cortina. Ed ora guardiamo il servizio di Alessandro Manaigo, RVM Regia. Ultima puntata, fine stagione invernale dal centro di Cortina d'Ampezzo. Presentiamo ora la nostra intervista doppia, pubblico sovrano a grande richiesta dopo tanti bambini e giovanissimi, due professori. Da una parte il professor Mauro, dall'altra parte la professoressa Elisabetta. Intervista doppia su Benvenuti a Cortina. Elisabetta Fontana. Mauro Menardi. Professione. Vicepreside del Polo Valvoite. Io insegno a lavorare il legno. Sposata, fidanzata, single per colpa di lui? Sposata. Sposato, fidanzato, single per colpa di lei? Felicemente sposato. Figli? Nessuno. Due. Quanti anni fa hai frequentato la scuola media? 35. 40 anni fa. Cortina d'Ampezzo è... la mia casa, la mia sicurezza. Il posto più bello del mondo.